Buongiorno cari telespettatori e benvenuti al consueto appuntamento con Televarazze, la trasmissione culinaria che tutti i giorni su due canali vi occupa una mezz'oretta, 20 minuti della vostra vita e grazie per seguirci. Dal ristorante Santa Caterina mi sto accomodando ad un tavolo vicino al nostro carissimo maestro chef, nonché caro amico Renato. Signor Renato Grasso, grande chef del Santa Caterina, lo ripeto perché con onore sono qua, perché è un grandissimo amico. Buongiorno a tutti. Qualcheduno mi ha fatto la spia, è venuto qua, ha mangiato un salmone in crosta ed è qualche cosa di sublime. Tu vorresti mangiare il salmone in crosta? Io non vorrei mangiarlo, ma vorrei vedere come lo fai. Ah, va bene. Perché poi, come voi, vorrei proporlo alla mia famiglia. Possiamo farlo, però non facciamo proprio salmone grosso perché dobbiamo coi tempi, quindi facciamo magari un filettino. Facciamo un filettino in crosta. Per accelerare un po' il tempo. Va benissimo. Ce l'ho il pezzettino. Ce l'hai? Ce l'ho, sì, buono, sì, fresco, sì, come al solito, qua dentro tutta roba esclusivamente fresca. No. Io sono curioso e alle 3 del pomeriggio iniziamo la nostra cucina. Se ti va, siamo da quelle parti. Se ti va a te. Paghi da bere però. Ok, allora, andiamo in cucina. Bene, allora dai che andiamo, dai. Per il nostro piatto di alta cucina siamo giunti in cucina dove il nostro amico chef Renato sta preparando del salmone, giusto? Sì. Salmone più o meno cosa sono? 250 grammi? Sì, più o meno questa cifra qua. Adesso lo stai privando del... Sì, lo stiamo privando del... Della pelle? Della pelle. Lo stai tagliando a dadini? Sì, sì, più o meno, eh? Sì. Lo facciamo così, facciamo un quadretto così, giusto? Va bene. E l'altro lo facciamo così. Ecco qua. Questo cosa facciamo? Ci togliamo questa bella, questo scuro qua. Questi sono scarti, ma non sono scarti, perché noi li operiamo questi scarti qua. Così, no, facciamo così, va, facciamo così, facciamo solo questo pezzo qua, va bene? Vediamo che hai preso anche un panino. Mi sono dimenticato, dovrei prendere del pane in cassetta invece, e allora mettiamo pane normale. Hai usato il tuo pane? Sì. Quello che fai te? Privato della scorza, della buccia, ossia del pane, sì. Della crosta, ecco. Sempre tagliato a dadini. Sì, 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 più o meno ci siamo. Siamo ancora un pochettino, siamo convenienti. Aromatizziamo con un pochettino di cipolla. La cipolla bianca già pulita. Sì, molto, molto leggera. Che ne hai usato una metà, ne hai usato? Un terzo, perché questo non ce lo metto. Inseriamo tutto all'interno di un frullatore. Sì. Aspetta, mettiamo un po' di panna, uovo, mi ha fatto un'aggiunta di mango d'oro, più o meno quante uova, il bianco di quante uova? Di uno. Poi aggiungi dalla panna? Un po' di panna, ci siamo? Poi mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. Sale. Aggiunto una brancata di sale. E un po' di pepe. È una bella macinata. Adesso dico, sai cosa c'è? Che come pepe, in un piatto come questo, bisognerebbe mettere il sale, il pepe bianco, no? Sì. Però se a te piace il pepe nero, non so che sia così. Poco alla volta l'aggiungi. Sì, perché... Hai visto la consistenza? Sì, 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 sì. Bella, eh? Sì. Questa è la massa, bella, perfetta. Adesso stendiamo sul bancone da lavoro
un filo di questo. Diamo una spruzzata non di lacca ma bensì di burro spray, no? Sì, sì, sì. Di burro spray, andiamo a prendere questa. Andiamo a prendere il nostro composto. Con una bella spatola riempiamo il nostro sac à poche con il nostro trito. Senti che profumo che c'è. Ah, ma l'hai assaggiato te, Anna? Sì. Ti è piaciuto? Buonissimo. Buonissimo. Qui. Poi ritorniamo indietro qui. Ritorniamo indietro da queste parti. E ritorniamo indietro da questo. E finiamo lì, eh? Poi prendiamo questo. Mettiamo un po' di sale. Facciamo una lieve panatura del tuo sale, no? Sì. Sale di Renato, una poi pena. Aggiungiamo una bella quantità di pepe nero. L'andiamo a mettere e qua. E andiamo a sovrapporre al nostro trito, meglio. No? Perfetto. Facciamo un'altra gira così. Uno. Due. E tre. Con questo avanzato andiamo a riempire. Sì, a no? Poi con questo avanzato si potrebbe fare tante cose. Ti faccio vedere. Devo fare tipo un involtino. Prendiamo adesso e andiamo a chiudere. Come mai lo buchi? Queste bucature qua servono per far uscire tutte le... Le bolle d'aria? Le bolle d'aria. Ecco qua. Adesso tiriamo questo, lo tiriamo così. Facciamo una seconda passata? Seconda passata, andiamo a tagliare su questa linea qua. Oh, fammelo fare qua sopra, eh. Adesso, praticamente a 85 gradi, 85 gradi di cottura, perché non deve bollire, e andiamo a 65 gradi a cuore. Quindi, se si fa nel forno è quella temperatura lì, se non si fa nel forno, noi lo facciamo a bagnomaria, ossia a bollire, però diminuiamo, da questo momento portiamo il bollo, non bollo, lo portiamo a praticamente 85 gradi, non deve bollire. Adesso abbiamo spento, lo siamo così. Eh? E un pezzo del genere ci vuole circa un 25 minuti per arrivare al cuore. Allora, una quarantina di minuti sono trascorsi. Ecco qua, sono qua. Se lo vediamo subito. E il nostro salmone in crosta, eccolo qua, tutto per voi. Adesso abbiamo ancora una botta di abbattitore, eh? L'abbiamo adagiato su un buon piatto per farlo raffreddare, sì, però sì. Adesso dovresti fare la prova del 9 per vedere se è cotto. Sì, perfetto. Allora è perfetto perché? Perché lo stecco non va giù. No, va giù. Vuol dire che si è solidificato l'interno. Perché devi sentirlo qua. Ah, abbiamo fatto, ci sono i 65 gradi che si fanno sì. col sondino, sì. Però si può fare anche l'antica e si mette questo lavoro qua. Se non brucia o se brucia? No, brucia, deve sentire caldo. Se brucia lo stecco che è stato immerso, sopportabile. Perfetto. Bene. Perfetto. Adesso lo facciamo raffreddare un attimo, sì, giusto? Sì, lo facciamo raffreddare un attimo. Oh, che bello. Perché più è freddo più è buono. Senti che profumo che c'ha? Ha sentito il profumo? L'abbiamo fatto raffreddare. Che bello, perfetto. Il nostro grande chef procede al taglio. Che bello dentro. Quante ne diamo? Tre fette? Andiamo a contornare il piatto che stai aggiungendo. Un po' di peperone che fa un po' di colore, sai?
Ma il peperone è un agrodolce che puoi sì, fare sì, te? Sì, 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 sì. E come lo fai a farlo? Niente, basta farlo bollire con metà aceto e metà vino bianco, sì? Un po' di zucchero e quello che è fatto. Per quanto lo fai bollire? 5 minuti, 10 minuti. Mi dai quella forchetta per favore? Un po' di salsa cocktail. Che è fatta maionese, ketchup. E un po' di Winchester sauce. Poi prendiamo questo, mettiamo qua. È una bella porzione questa, eh? Cosa dite? Sì. Questo è da assaggiare tra amici. Un goccio d'olio. Un goccio d'olio deve essere vergine d'oliva, sì, dai tuoi amici, sì, Luca, sì, Cin. Sì, sì. E poi facciamo questo lavoro qua. Che è una pioggia di? Pioggia di vino ridotto. Eccolo qua, nel piatto fondo. È spettacolo. Allora, eccolo qui quel piatto che mi avevi detto di farti. Guarda un po' se ti piace. E io presumo che qua, come avete visto voi, prendiamo le 5 stelle. Vuoi dire? Cucchiaio d'oro, mesolo di platino e cappello tempestato di diamanti Swarovski. Perché con un piatto così, ragazzi, non è da tutti i giorni. Sì, avete visto, è facile per sì, se stesso farlo. Sì. Mantenere i punti, i tempi di cottura, più che altro la temperatura di cottura, sì, è non, è, la cottura, non la è da tutti, sì, 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 perché basta, penso che se tu sbagli di qualche poi grado è fatta a mano, non è fatto con la sonda, quindi È fatto a mano con lo stecchino, abbiamo fatto vedere come si fa ai nostri telespettatori. È un piatto ottimo a vedersi, buonissimo da essere degustato. Quello con un vino qui ci vuole un vino molto leggero. Un vino bianco leggero, un vino di pronta beva, sempre un beverino. Con due bollicine ci andrebbe bene lo questo stesso, ci veramente bene. Che non ha bisogno di bollicine, sì, per sì, sì, su no, perché no, già... No, ma basta tranquillamente un Valdo Biardine, Certo. Va bene, niente, io quasi io li sfiderei, i nostri cari telespettatori, a provarlo a fare a casa questo. Come no, questo è un livello da 1 a 10, sarà un 7, un 8. Hanno visto come si fa... Ma ci vuole tanto, questo è un frullatore, due cosine. Ma il problema secondo me è nella temperatura dell'acqua. Tutta la cottura. Perché sbagliando la cottura penso che fai un paciugo. Sì, però è semplice. Intanto se la roba buona. Ti devi affidare il braccio. Affidiamoci al braccio. Ecco. Niente, proviamoci, provateci. E poi mi sapete dire. E saprete dire a tutti. Buon appetito e grazie di essere sempre con noi.